Maxi bollette per i fantini alluvionati. Stanno arrivando in questi giorni le notifiche delle bollette dell'acqua emesse da ERA. Come era pronosticabile, i fantini colpiti dall'alluvione rischiano ora di dover pagare tariffe superiori rispetto al normale. Da una parte, in molti hanno utilizzato acqua per pulire le abitazioni e gli altri locali sommersi dal fango. Dall'altra, in alcuni casi, sono stati i vigili del fuoco, comunque le forze in campo, ad essere costretti a rifornirsi dalle utenze private per l'identico motivo. Chi ha ricevuto le bollette in questi giorni si sente beffato. L'argomento è stato toccato mercoledì pomeriggio durante una delle commissioni consiliari dedicata all'alluvione. Fratelli d'Italia ha chiesto di intervenire per evitare che i costi siano addebitati ai fentini già duramente colpiti dagli allagamenti. I cittadini fentini, le famiglie, ma anche le imprese in particolare, si troveranno a breve, quando la sospensione delle bollette, perché ricordiamo oggi le bollette sono solamente sospese, a dover pagare dei consumi extra di acqua. L'assessore Ortolani ha spiegato formalmente quello che è il meccanismo di calcolo della tariffa, ha ribadito, era un frutto già noto, comunque ha ribadito che non è nella disponibilità dell'amministrazione comunale intervenire direttamente, ha parlato del ruolo di ATESIR, ha ricordato la necessità di coprire al 100% i costi della tariffa. Quello che non è venuto fuori, fino a quando poi non l'ho sollevato come commissario, è che comunque si può intervenire, cioè l'amministrazione comunale può intervenire andando a concedere un bonus extra a tutte quelle famiglie che riusciranno o potrebbero dimostrare di aver avuto un consumo di acqua eccessivo proprio legato ai fatti dell'alluvione. Si apre chiaramente un problema di fondi, di finanza, di disponibilità. L'amministrazione comunale non ha le risorse per intervenire in maniera significativa. Quello che non è venuto fuori e che, ripeto, ho fatto emergere è il ruolo di ERA. ERA, dobbiamo ricordarlo, è una multi-utility che certo è una società quotata, ma che ha una storia di territorio, nasce, prospera e vive grazie a quello che l'Emilia Romagna e il territorio emiliano romagnolo ha significato per lei. Ha chiuso un bilancio 2022 con 372 milioni di utili. Anche qui è bene ricordarlo per non fare demagogia. Bene, era una cosa che potrebbe fare, potrebbe farla subito, potrebbe essere efficace e anche veramente molto utile per il territorio. Potrebbe restituire una parte dei profitti extra che sta marginando in questo periodo, perché dobbiamo ricordare che se è vero che ERA sta garantendo servizi ad esempio di spazzatura aggiuntiva, di raccolta dei rifiuti, di assistenza per la gestione delle fognature, io non entro nel merito della qualità in questo momento di questo servizio aggiuntivo, ecco, non lo sta facendo gratis e non lo sta facendo neanche al costo, ma lo sta facendo ricaricando del margine di profitto che abitualmente fa per questo genere di cose. Quindi ERA ha aumentato il lavoro e sta aumentando i propri profitti. Sarebbe doveroso, moralmente doveroso, che ERA restituisse questi extra profitti alle comunità che glieli stanno dando per un fatto calamitoso e straordinario. Quali provvedimenti può prendere ERA allora? Lo potrebbe fare con una donazione diretta ai comuni alluvionati, chiedendo loro che questi soldi vengono impegnati per ristorare attraverso bonus specifici le famiglie che si troveranno costrette, le famiglie e le imprese che si troveranno costrette pagare delle bollette aggiuntive. Chiaramente non mi aspetto una donazione simbolica buona per finire sui giornali, ma una donazione compatibile con i numeri di bilancio di ERA, che portano un utile 2022 di oltre 373 milioni di euro.